bentornati a una nuova puntata dell'Indie Vlog via Virginia. Non è via Virginia, mi sono sbagliata, perché siamo ancora in quarantena. Questo video non so quando uscirà, però io devo registrare qualcosa. E con Danny ci siamo confrontati, che registriamo. E allora niente, vi faccio... ho voglia di ciambellone, quindi facciamo il ciambellone. Quindi, però, che succede in questa video ricetta che non so manco io come farla, perché alla fine prenderò solo ingredienti che stanno dentro il frigorifero e li butterò dentro la ciotola. Abbiamo una difficoltà. Qual è questa difficoltà? Che sarò bendata. Ora io mi sto chiedendo, ok, lo faccio bendata, ma se già metto gli occhiali io non ci vedo più, però vabbè, mettiamoci anche la benda, non so che cosa serve. Quindi io direi di iniziare. Una voce fuori campo mi dirà gli oggetti che saranno gli oggetti, gli ingredienti e gli oggetti che verranno posizionati su questo tavolo. È andata via la benda. E niente, io dovrò cercare di prenderli e metterli dentro la ciotola che avrò qui. Quindi ciancio alle bande, banda alle ciance, mi metto la benda. Quando sento il tuo profumo, margherita, il mio cuore batte, guancio, tre, boom, boom. Solo tu dai quel sapore alla mia vita, che mi fa vedere il cielo sempre blu. Così calda e delicata, margherita, bella e tonda proprio come piace a me. Oh 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 oh, quanti morsi ti darei, non scapparmi tra le dita, margherita. Bene, ora che abbiamo tutti gli ingredienti sul tavolo, io non ho visto una beata mazza di quello che è successo, voi sì ovviamente, e possiamo partire. La voce fuori campo mi dirà cosa fare e io tenterò di farlo. Che c'è? Farina. La farina. Mi devi guidare, dov'è la farina? Davanti. Davanti. Indietro. Indietro. C'è la farina. Vai, mettiamo. Ah, ok. Questo che cos'è? Un forno rosso. Un forno rosso. Apriamo la farina. Benissimo. 180 grammi di farina. Cioè un solo misuratore. Benissimo. Davanti. No, troppo. Ah, questa è una ciotola. Il misuratore. Davanti. Sinistra. Troppo. Sinistra. Eccolo. Ecco il misuratore. Mettiamo la farina. Sono 180 grammi di farina. Mettiamoli dentro la cosa. Poi. No, ho sbagliato. Toccava montare uova con lo zucchero. Avanti. Ho detto avanti, non a destra. Le uova. Uova. Cavoli. Destra. Sinistra. Destra o sinistra? Sinistra. Levalo. Sinistra. Levalo. Avanti, avanti a sinistra. Sinistra! Eccolo. Ma è plastica sta cosa. Dov'è lo zucchero? Sinistra. 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 Leva la farina. Sinistra. Sinistra. Sì. Questa è la forchetta. Sinistra. È finita. Destra. No, sinistra. Sì. Sinistra della destra. Destra della sinistra. Avanti. Destra della sinistra. Cioè, tu se questa è la sinistra, devo andare a destra, quindi è questa. No. No. Sinistra, sinistra, eccolo. Questo è lo zucchero. Ok. Quindi adesso dov'è? 120 grammi. Destra.
avanti. Giriamolo la teglia. Versare lo zucchero nelle uova. Ok. Adesso? Sbattere con la forchetta montando per 10 minuti. Intanto preriscaldo il forno. 3 days later. Avevo finito! Sono 3 ore che sto girando sto coso. Oh, beh. Adesso aggiungi il latte e l'olio di semi. Togli quello e l'olio. Questo è olio, quindi me lo metto qua l'olio. Destra. Troppo. Avanti. Ecco, ce l'hai, quello. Questo? No, questo è l'olio. Sinistra, troppo. Troppo. Avanti. No. Sinistra, a destra, avanti. Ecco. Okay. Questo è l'olio. Questo è il latte. Latte. Dentro le uova. Olio. Acqua. Yeah. È andato? Sì. La farina l'avevo messa qui da qualche parte. Davanti. Quella. Mezza bustina di lievito. Destra. Shh. Guarda che non è facile sta beccata. Destra. Là, ecco. Mezza, molto. Mezza bustina. Sì, basta. Butta dentro questa nelle uova. Bene. Sta andando? Sì. Che è una cosa carina. È finita, posala. È finita, che ne so che è finita. Te lo stavo dicendo io quando dico è finita, posala. Adesso che abbiamo fatto? C'è un'altra difficoltà. L'altra difficoltà è che in mezzo di questo bisognerà farlo marrone. Adesso. Avanti, tutto avanti. I miei occhiali. Quello è cacao. Non so che cos'è. Cos'è il cacao qui dentro qui? Tutto avanti. È finito dopo. Ah, non è finito. C'è questo. Un'altra cosa. Adesso al centro ci metti la tazza capovolta. Allora, devo dire una cosa, questo trucco della tazza è vecchio come cucco, cioè era di nostra nonna, perché la voce che si tira fuori capo è mio fratello, sì, purtroppo un fratello. Mia nonna prendeva questa tazza, che ovviamente non so dove sia. Sinistra. Mo la prendo un attimo. E la metteva al centro della teglia per fare il buco al ciambellone. Ora, siccome io non ho trovato la teglia con il buco a casa mia, anche se c'è ma non so dov'è, e dovevamo registrare, facciamo questo vecchio trucco del nonna. Quindi, Sinistra. Troppo. Tutto avanti. Scansa le bocce. Vai avanti. E calla. Questa è la tazza. Allora, prendiamo questa tazza. Capovolta dentro. Ma dove stavo? Sta andando? Sì. Per me è metà. È andato? Sono dritta, sei più precisa con tutta pendara che quando ci vedi. È finito? Sì. Allora, ragazzuoli, io non vedo cosa è avvenuto, anzi, facciamo una cosa, mi tolgo la benda adesso e così lo in forno e beh. 3, 2, 1. Vabbè, su, ne è venuto proprio sto casino. Oh, che carino! Oh mio Dio, qui si è andato a fondo.
Bene ragazzuoli, adesso io la metto in forno e ci vediamo quando è pronta. Allora ragazzuoli, l'abbiamo sfornata, l'abbiamo fatta raffreddare perché era bollente. Adesso bisogna togliere la tazza. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di lasciare tanti like, di attivare soprattutto la campanellina per essere aggiornati su tutte queste nostre pazzie che facciamo fuori e anche con il coronavirus. Vi ricordo, vi lascio il mio Instagram qui, venitemi a seguire e fatemi finire di togliere sta tazza e il buco, e facciamo vedere che c'è anche il buco con una fessura in più. Il buco è fatto. Vediamo alla prossima puntata e come diciamo sempre, tante belle cose. Ciao!